Senti, a volte succedono delle cose terribili. Simba! E tu non puoi farci niente per evitarle. Perciò perché preoccuparsi? Perché è una tua responsabilità. E tu allora te ne sei andata? Sono andata via per cercare aiuto e ho trovato te. E se vi dicessi che in origine Nala sarebbe andata via dalle terre del branco non per cercare aiuto, ma perché ne era stata esiliata? You can't banish me. Take her away. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Con questo video vado a inaugurare una serie che spero vi piacerà. Dove andrò a ripescare scene tagliate dai classici Disney che avrebbero potuto cambiare l'intera visione della storia o di alcuni personaggi. No, davvero. Attenzione, non parlo di storyline scartate prima della stesura finale, ma di veri e propri pezzi di film quasi realizzati ma cancellati all'ultimo minuto, perché troppo lunghi, costosi o controversi, come quello che andremo a vedere oggi. Aspetta, che? Se siete curiosi di saperne di più, lasciate un mi piace e continuate a guardare il video. La scena eliminata che analizzerò appartiene, come avrete intuito, al primo Re Leone. E sarebbe stata collocata poco dopo la canzone della Kuna Matata, mostrandoci la vita delle terre del branco sotto il regime di Scar. Zazu, why am I not loved? Simple, sire. Things around here have gone to pot. Something's missing. A queen. Yes, I need a queen. A what? She would rule by my side. We'll have cubs, little Scars running all over the place. My heirs, my descendants, my lineage. I will be immortal. Tale scena è stata anche parzialmente animata con una nuova canzone e si può trovare tra i contenuti extra di alcune versioni DVD. Nonché ripresa a grandi linee anche nel live action. Vuoi farmi compagnia, Sarabi? Ce n'è per tutti. Stai cacciando troppo, Scar. Ho solo perfezionato la tecnica. State uccidendo ogni cosa. Tempo fa hai preferito Mufasa a me, ma c'è un nuovo re ormai. Prendi il tuo posto al mio fianco e banchetteremo insieme. Io non sarò mai la tua regina. Rendendo tra l'altro canonica la teoria Fanon che vedeva Scar innamorato di Sarabi. Ma... quello che molti non sanno è che nel lungometraggio del 1994 Scar, al posto di Sarabi, come sua regina, avrebbe scelto un'altra leonessa. Nala! My, how you've grown. Do come in. That will be all, Zazu. Oh, don't you think I should stay? That will be all. Give a roar if you need anything. Oh, come a little closer. I won't bite. A prescindere che trovo leggermente disturbante il fatto che questo ci provi con qualcuno che letteralmente si è cresciuto, ma vabbè, sono leoni, non stiamo a sottilizzare. È uno schifo! Ciò che è realmente grave è il modo in cui glielo chiede. Be prepared for a stunning proposal. That power and beauty should bond, which cannot but fail to ensure cries of hail to the chief and his consort, the sine qua non sort of ruling ascendants. Our line of descendants will flow through the pride and beyond. Nala. You know, you really have no choice. One way or another, I always get what I want. Cioè, letteralmente glielo impone, con tanto di battutine maniache. And you, my sweet thing, fit the part. Excuse me. E la leonessa si ritrova a dover scappare dalle compagne per cercare riparo. I choose Nala as my queen. And I reject you. Either be my queen, or be forever banished from the Pride Land. Be reasonable, Scar. Didn't you hear me? No. Take her away. Ah, so that's the game, eh? Mutiny. I am the king. You must do as I say.
Nala dunque sarebbe stata costretta ad andarsene dalle terre del branco per non subire abusi sessuali. Sto scioccata, vita, sto scioccata! E quello che a mio avviso rende il tutto ancora più triste è che facendo un po' di conti in quel momento, a meno che Nala non ci abbia messo anni per ritrovare Simba, ma non credo, visto che l'oasi di Timon e Pumba sembra essere solo a qualche giorno di distanza dalle terre del branco. Amanda, è possibile cadere dal bordo della terra? Oh, tecnicamente no. La terra è tonda come una sfera, Timon. Questo significa che non ce l'ha un bordo. Dicevo, molto probabilmente in quel momento della storia Scar aveva già le zampe in pasta con Zira. Oh, non vi ho presentato mio figlio Kovu. Fu scelto personalmente da Scar perché seguisse le sue orme e diventasse il re. Evidentemente non ritenuta degna di essere sua regina, visto che difatti lei non dice mai di essere la sua compagna, ma solo che questi aveva scelto suo figlio come erede. Nala. Zira. Pensate a sta poverina palesemente innamorata di lui che deve vivere alla stregua di una dama da compagnia. Sei una sottona. Tra l'altro ci sono delle teorie fanon che aggravano ancora di più il tutto. Andiamo bene, proprio bene. Parlo di teorie che spiegherebbero le backstories di Zira, Vitani, Nuka e Copa, il primogenito dimenticato di Simba e Nala. Say what? Vi piacerebbe sentirle? Yes! Fatemelo sapere nei commenti ed ovviamente scrivetemi cosa ne pensate di questa nuova rubrica e della scena che abbiamo appena trattato. Credete abbiano fatto bene a tagliarla o vi sarebbe piaciuto vederla? E non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per nuovi video.